torna il Capodanno Celtico un modo per riscoprire le tradizioni della nostra cultura? Le radici profonde della nostra Milano che vanno assolutamente riscoperte, valorizzate e quindi conosciute da tutti i milanesi e non solo. Novità ci saranno come sempre tanti concerti, tanti stage per bambini e adulti, ci saranno tantissime delegazioni che vengono dall'estero e questo ci fa onore. L'ente del turismo irlandese ha messo a disposizione anche una cosa molto carina, ci sarà una premiazione per la possibilità per alcune persone di andare in Irlanda, questo segna un gemellaggio di fatto tra Milano e l'Irlanda, uno dei paesi celtici per eccellenza, ce ne sono tanti altri rappresentative da questi paesi proprio a Milano. Concerti, soprattutto concerti, sono le cose sulle quali puntiamo particolarmente. C'è stato un convegno sabato scorso molto interessante che ha visto la partecipazione di molti cittadini, quindi sono queste un po' le attività. Ci sarà la possibilità, come negli anni precedenti, di vedere l'artigianato celtico, tantissime cose che vengono anche dall'estero. Iniziativa che ha avuto molto successo, speriamo ne abbia altrettanto quest'anno, ma ogni anno noi ci auguriamo di poterci superare. Continuiamo a mantenere la tradizione, l'undicesima edizione quindi della scoperta delle radici della nostra Milano. L'edizione di quest'anno che cosa avrà di più? Avrà semplicemente, oltre alla classica ricetta, quindi tanta buona musica, l'evocazione, stage, conoscere lo spaccato della nostra città e non solo, delle particolarità. L'ultima notte, che è quella di Samhain, il giorno della fondazione di Milano, che coincide con la festa di Ogni Santi, avremo una prosecuzione. Oltre a questo, una battaglia che va a rievocare, questa è una domenica pomeriggio alle ore 15, la preparazione attraverso una sceneggiatura della celebre battaglia di Taramona, quindi quando gli eserciti dei Celti si organizzarono contro l'avanzata di Roma. Novità, quest'anno sulla parte musicale vogliamo portare qualcosa di particolare, oltre ai gruppi di folk italiani avremo la Bretagna, Galizia e l'Asturie, e l'Irlanda. In particolare voglio soffermarmi sulla Bretagna perché avremo Dom Duff, che è un gruppo inedito per il nostro paese, un gruppo bretone, quindi con una musica particolare, un folk rock molto dinamico, è uno dei gruppi emergenti del famoso Festival di Lorean. Mentre il sabato, una serata dedicata alla Spagna, avremo gli Xera, anche questi per la prima volta in Italia, che vanno a contaminare i suoni di matrice celtica, quindi mi riferisco a quelli classici, cornamuse ed altro, con suoni moderni, elettronici. Quindi la contaminazione farà la parte principale, con dei gruppi che coinvolgono molto i giovani. Il sabato, serata dedicata alla magia d'Irlanda, avremo uno dei maggiori gruppi più importanti, almeno sicuramente sul panorama folk internazionale, che sono i Lunasa. Oltre a questo, una serie di altri gruppi poi allieterà il pubblico. Voglio ricordare che tutte le manifestazioni, proprio per il concetto nostro di associazione di divulgare, sono di ingresso libero, quindi anche gli stage non hanno alcun costo, tranne la prenotazione obbligatoria per l'organizzazione pratica. Per i bambini avremo soprattutto nel pomeriggio delle attività didattiche fatte con gruppi di archeologia sperimentale, quindi si troveranno a cimentarsi in lavori ormai sconosciuti, come la lavorazione del feltro, il telai, quindi ci sono la coniatura delle monete, degli stage specifici per adulti e bambini. Avranno modo attraverso il villaggio di ricostruzione con gli accampamenti di avere una situazione di live in history, verranno coinvolti all'interno dei campi, potranno quindi anche interagire in maniera attiva. I bambini per noi sono fondamentali, quindi anche attraverso non soltanto principi educativi, ma conoscere le nostre radici e quindi le tecniche che venivano utilizzate quando Milano era semplicemente un nucleo gallico, per noi è fondamentale. Anche queste attività, voglio sottolineare, sono totalmente gratuite. Vogliamo far conoscere oltre la nostra città, anche capire come si inserisce nel sistema dei paesi celtici. La collaborazione che abbiamo ormai da anni strutturato con l'Ufficio del Turismo Irlandese quest'anno darà l'occasione a due fortunati, semplicemente compilando una cartolina che possono ritirare dallo stand dell'Ufficio del Turismo Irlandese o dell'InfoPoint e partecipare alle stazioni di un viaggio. Quindi non soltanto vivere per 3 giorni le magie d'Irlanda qua a Milano, ma vivere direttamente là. E può essere poi un modo per raccontare ai nostri iscritti, piuttosto che all'Ufficio del Turismo Irlandese, qual è l'esperienza, che cosa dà questo, vivendolo direttamente in loco. È una cosa
carina, graziosa, che siamo riusciti a costruire grazie anche al supporto dell'Ufficio del Turismo Irlandese.